tutti, oggi grazie all'ufficio dei viaggi siamo arrivati a Berlino. Siamo arrivati a Berlino, noi pensiamo sempre che i tedeschi siano un po' imbronciati, un po' arrabbiati, anche la loro lingua sembra che siano sempre un po' incavolati. Io ho notato anche addirittura nei cartelli che indicavano l'uscita all'aeroporto che c'erano questa freccia con delle lineette, sembrava proprio una faccina arrabbiata. Niemand gibt uns eine Chance, doch können wir sie dann für immer und immer. Und wir sind dann Helden für einen Tag. Quando mi hanno detto che sarei venuto a Berlino, pensavo di trovarmi in una città piena di confusione e con tanto traffico. Invece in realtà così non è, perché ho visto che le persone si muovono principalmente con i mezzi pubblici e anche con le biciclette. La cosa fondamentale di questi viaggi che organizza l'ufficio dei viaggi, Ongiada, è proprio perché in una giornata riesci comunque a vedere tantissimo dei luoghi e in più ti dà anche modo eventualmente di valutare una vacanza effettiva all'interno di una città. Ad esempio io sono andato a Parigi, con un caffè a Parigi, sono andato a Londra, sono andato a Napoli e quindi ti permette di visitare in così poco tempo una città e poi puoi valutare eventualmente di ritornarci in tutta tranquillità, già avendo una idea di quello che tu vorresti andare a visitare effettivamente. Oltre 2600 blocchi di cemento formano il monumento dell'Olocausto degli Ebrei. Sicuramente un posto suggestivo e da visitare.
termina l'aeroporto di Berlino e la nostra giornata a Berlino, ovviamente insieme all'ufficio dei viaggi vi invito a seguire la loro pagina Facebook per essere sempre aggiornati sui nuovi appuntamenti. Ovviamente se il video vi è piaciuto vi invito a mettere mi piace alla mia pagina e alla pagina dell'ufficio dei viaggi.